avete chiesto in tanti, nei vari commenti, nei vari messaggi Instagram, oggi voglio mostrarvi realmente cosa porto dietro nella mia borsa tech tra i vari accessori e gadget tech. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella e di seguirmi anche su Instagram per guardare altri contenuti. Partirei subito dalla borsa, che è una borsa di un'azienda che la provo per la prima volta, che è di Moco, un'azienda davvero interessante in quanto va a produrre dei prodotti anche di alta qualità. Sono davvero soddisfatto del risultato che porta questa borsa. È disponibile in varie colorazioni, la mia è blu navy con questi dettagli in color cuoio che sono davvero molto fatti bene, anche se vogliamo vedere la maniglia è fatta davvero molto bene. All'interno della borsa poi esce anche una piccola tracolla se si vuole utilizzarla a spalle. È composta da due tasche, cioè la prima tasca davanti dove è possibile anche andare a inserire vari accessori e poi c'è quella dietro dove si va a inserire principalmente un iPad, perché questa qui è il modello apposita per iPad, ma sul loro sito poi è disponibile anche una versione per trasportare il vostro MacBook. Un'altra caratteristica di questa borsa è infatti la possibilità di avere all'interno, dove si va a inserire un iPad, uno strato tessuto che va anche a proteggere l'iPad da eventuali graffi. Quindi andiamo subito ad aprirla e come dispositivo principale ho un iPad Air con una custodia verde che è direttamente venduta anche da Moco, quindi va anche a realizzare cover per iPad. Subito dopo l'iPad porto sempre dietro con me l'alternativa alla Magic Keyboard, ma di ISR. Infatti, come vi dissi nel suo video specifico, ve la consiglio davvero in quanto ha quasi tutte le caratteristiche, se non anche qualcosa in più rispetto a quella originale. Ha uno switch per accenderla, è retro illuminata, può avere anche diverse colorazioni della tastiera, ha un trackpad, si ricarica via USB-C grazie alla porta sul lato e quindi è davvero super comoda. Inoltre poi anche questa comoda aletta che ci permette di andare a proteggere anche le Apple Pencil quando si va ad attaccarla magneticamente al nostro iPad. Poi invece attaccata alla tastiera, come vedete, ho questo accessorio, che la Tiny Rings, che vi ho portato anche nello scorso video, che si va ad inserire, come vedete, attraverso questi due elastici sul retro della Magic Keyboard, oppure in questo caso si adatta benissimo anche sull'alternativa di ISR. Ha un porta Apple Pencil per andare a inserire la penna, mentre qui poi possiamo andare a inserire i vari adattatori, SSD, accessori, proprio come vi ho fatto vedere nel suo video. Ha anche una tasca, una comoda tasca con la zip, dove io nel mio caso ho inserito l'Apple Pencil per non inserirla qui, che si potrebbe anche magari rompere, quindi ho deciso di inserirla in questa comoda tasca che ha anche una cerniera e quindi rimanga al sicuro. Passando invece alla tasca principale davanti, come primo accessorio che mi porto dietro sono proprio le AirPods. Nel mio caso sono le AirPods 3 con questa cover di Elago, che è molto pulita, semplice e soprattutto va anche a proteggere il case delle AirPods, e ho deciso anche di inserirle un moschettone se alcune volte voglio attaccarle magari alla borsa, quindi davvero indispensabili, che porto sempre dietro con me. Quando sono fuori porto sempre con me un powerbank MagSafe, in questo caso è di Aoi, che mi permette anche di andare, grazie alla superficie in vetro, di andare a ricaricare anche le mie AirPods. È molto semplice, compatto e non va a occupare neanche troppo spazio, anche leggero. Ho un piccolo LED che mi mostra lo stato di ricarica e inoltre anche una porta USB-C se voglio caricarlo, ad esempio il mio iPhone, attraverso il cavetto. Sempre nella tasca davanti porto il mio amatissimo iPhone 12 e sul retro del mio iPhone porto sempre dietro un wallet. Non è quello originale Apple, ma sto provando un'alternativa che si trova anche su Amazon, che è simile a quella originale, manca solo il logo sul retro, ma magari se lo trovo il link ve lo lascio qui in descrizione. E sempre per i miei dispositivi poi porto sempre dietro degli hub, in questo caso sono di Lemorel, che vi ho portato anche la loro recensione qui sul canale. Sono due adattatori, due hub che permettono davvero di trasformare, ad esempio nel mio caso, il mio iPad.
Infatti, grazie a questo cavetto USB-C che si va a collegare nell'iPad, io posso avere una porta per andare a scaricare tutte le varie foto della mia macchina fotografica attraverso la card SD e micro SD. Ho due porte USB disponibili se voglio magari collegare una pendrive, e ho anche una porta HDMI se voglio collegare l'iPad ad un monitor esterno. Mentre quest'altro, oltre ad avere, come vedete, la porta HDMI, due USB, una USB-C, ha anche una porta Ethernet, e questa è davvero molto comoda se mi trovo magari fuori. Ultimo accessorio indispensabile è un mini SSD, nel mio caso è questo di Orico, che da 512 giga, quindi davvero molto comodo da trasportarlo dietro, in quanto, come vedete, entra in un palmo di una mano e all'interno è super potente, veloce, quindi mi permette di trasferire moltissimi file. Tutto il contenuto di questa borsa è protetto da un AirTag che ho deciso di agganciare sul lato della borsa, in quanto mi permette di vedere la sua posizione e di tenerla sempre d'occhio. Quindi questi sono tutti i miei dispositivi che porto dietro nella mia borsa tech. Fatemi sapere invece quali sono i vostri sotto nei commenti. Vi lascio tutti i loro link qui sotto in descrizione e nel mio canale Telegram, dove vi ricordo ancora una volta di unirvi. E noi, come al solito, ci vediamo ad un prossimo video.